Quella del 1855 non fu la prima e neanche sarà l'ultima epidemia a colpire Bologna nel corso dell'Ottocento. Già nei decenni precedenti alcune epidemie di colera avevano sfiorato ma non colpito pesantemente la città. In particolar modo quella che colpì l'Italia nel corso degli anni 30 fu a Bologna tenuta lontana dal centro cittadino e anche dalla stessa provincia, proprio perché nel corso degli anni 30 era stato pubblicato un regolamento di sanità che poneva delle ferree regole per cercare appunto di evitare l'introduzione del morbo all'interno delle mura cittadine. In particolar modo nel corso degli anni 30 furono istituiti tutta una serie di cordoni sanitari all'esterno della cerchia muraria e anche ai confini della provincia. E per mezzo di questi cordoni tutte le merci in entrata e in uscita, le persone che viaggiavano attraverso i confini, la stessa corrispondenza, venivano fatte entrare e uscire dal territorio bolognese solamente dopo una attenta disinfezione. Questo fece in modo che appunto la città nel corso degli anni 30 venisse risparmiata, così come venne risparmiata nel corso degli anni 49, quando vi furono solamente pochi morti di colera, in particolar modo le truppe austriache che non reduce dall'assedio di Venezia. Ma per il resto la popolazione non venne toccata, proprio perché anche in quel caso il regolamento sanitario fu particolarmente rispettato. Questo invece purtroppo non avvenne nel 1855, e in particolar modo non vennero chiusi i confini, non fu effettuata appunto una disinfezione sulle merci che entravano e uscivano dal territorio bolognese. E la somma dimostrazione della mancanza di questo controllo ai confini, che creò naturalmente numerose polemiche anche sui giornali, tra i cronisti dell'epoca, come appunto ci ricorda il Botrigali, è simbolizzato dal fatto che la prima vittima di colera in città fu appunto un forestiero, tale Mariotti Francesco, proveniente dalla Massa Lombarda, di professione fruttivendolo, il quale giunse in città portando non solo il suo carico di frutta e di verdura, ma bensì anche il famoso vibrione del colera. Fu lui la prima persona ad ammalare e a morire di colera il 31 maggio del 1855. Dopo di lui ad ammalarsi e a morire fu la sua padrona di casa, che l'aveva ospitata nella sua casa di Bologna, e da lì in poi la malattia cominciò a diffondersi in modo sempre più rapido all'interno della città. E qui abbiamo il registro ufficiale del Lazzaretto di Bologna, il Lazzaretto che, come vedremo in seguito, fu aperto in via del Pratello. Questo registro l'abbiamo recuperato nell'archivio storico del comune. In questo registro venivano registrate tutte le persone che venivano ricoverate nel lazzaretto: nome, cognome, data di nascita, provenienza, professione, il giorno del ricovero, il giorno della morte oppure dell'eventuale guarigione. Un altro dato molto importante è rilevabile in questa cartina, nella quale abbiamo, una cartina del tempo, sulla quale abbiamo evidenziato quelli che furono i punti della città più colpiti dall'epidemia. È interessante notare come appunto l'epidemia fece più vittime in quelle zone che erano maggiormente popolate, quelle zone in cui le situazioni igienico-sanitarie erano più precarie, soprattutto in quelle zone in cui si trovavano i corsi d'acqua che prima abbiamo visto essere particolarmente inquinati, quindi la zona tra via del Pratello, via San Felice, via delle Lame con via Riva di Reno. Molto colpita fu anche la zona tra via del Borgo di San Pietro e via Mascarella verso le mura. Molte vittime ci furono anche nella zona retrostante l'università, tra via San Vitale e via Zamboni, così come molto colpita fu anche la zona allora particolarmente popolata, retrostante l'attuale tribunale, quindi tra via Mirasole e via Solferino. Nel centro storico, proprio attorno alla Piazza Maggiore, ai palazzi delle autorità, vi furono poche vittime, non solo perché magari ci abitavano meno persone, ma soprattutto perché le persone delle classi più abbienti, come vedremo poi in seguito, alla prima manifestazione del morbo, potendoselo permettere, scapparono dalla città.